Ciao a tutti, bentornati nella villa dell'orrore, di un film dell'orrore di The Casting of Frank Stone. Siamo con Madison e Linda, che continua a camminare imperterrita. Dunque, io sul finale dello scorso episodio sono andata a vedere qui collezione e c'è effettivamente la descrizione di questo inquietantissimo pupazzo che abbiamo trovato. Quando siamo scesi con Sam, con il poliziotto, Max Thompson Jr. è uno spettacolo che nemmeno sua madre potrebbe mai amare. Un uomo malvagio trasformatosi in mostro nella quiete che aleggia sulla fattoria Coldwind. È importante tenere sempre l'orecchio al vento, stando attenti al rombo arrugginito del metallo e del motore. La vendetta di Max è infatti brutale e repentina, nonostante non provi affatto a nascondersi. Madonna. Dunque, manufatti de qua, il campione. Il campione che cos'è? Ah sì, il fascicolo di un operaio nel quale è stato cancellato il nome. Chissà quanti operai dell'acciaieria hanno precedenti penali come questo. Mi sa più di uno. Ah, il simbolo era la X. Pensa un po'. Un simbolo dipinto raffigurante un'arma rudimentale, piuttosto macabro, avrà qualche significato nascosto? Questi li abbiamo trovati sempre con Sam, poliziotto. Alcune scelte che compi influiscono direttamente sulle reazioni tra i personaggi. Puoi vedere lo stato attuale delle reazioni di ciascun personaggio nella schermata Relazioni. Seleziona il nome di un personaggio per passare in rassegna le scelte che hanno influenzato quella determinata relazione. Va bene, relazioni. Madison e Linda, devo dire che vanno d'accordo, anche perché Madison ha raccattato Linda per strada, quindi posso dire. Maddie ha fermato l'auto per far salire Linda da bordo strada. Però sta Linda, boh, me puzza, non lo so. Linda. Maddie ha fatto salire Linda che era sul ciglio della strada. Poi nient'altro. Però c'è qualche altra cosa. Madison. Maddie ha caricato l'autostoppista. L'autostoppista ha detto a Maddie di chiamarsi Linda, ma detta così pare che in realtà non si chiama Linda e di essere diretta alla medesima destinazione. Questo è molto strano. Cioè, chi l'ha invitata qua? Qua non c'è nient'altro, qua non c'è nient'altro. Perché c'è ancora? Ah, dobbiamo andare no, nel 63, giusto, Sam si è fidato dell'aiuto di Tom proprio quando aveva più bisogno di lui. Sam è riuscito a svincolarsi dalla tubazione nella sala della fornace senza subire ferite irreversibili alla spalla. Sam ha sparato a Frank Stone e l'ha ucciso, salvando il bambino da morte certa. Ok, allora è il momento di spippolare questa magione, questa villa degli uovi. C'è una ceppa. Allora, qui non si. No, ok, la porta è inaccessibile. Questo non si. Te levi, Linda? Ma io dico, boh. Qui non si niente. Questo è un quadro, niente. Qui c'è qualcosa. Un altro collezionabile? Ah sì, abbiamo messo il cavalluccio. Va bene, va bene. Prendiamo le cose e poi le sistemiamo qui, praticamente. Darei una spippolata sopra. C'è una scacchiera. Spero di non dover giocare a scacchi. Attenzione, raccogli. Cos'è? Potrei giocarci pure io. Cioè, a survival tema di. Devo suonare? Scusa, vogliamo vedere se c'è scritto o no? Non c'è scritto niente perché non c'è nessun. Vado un attimo su, ciccia, eh. Qua non c'è una ceppa. La finestra, si vede qualcosa? Un serial kill? Niente. Quadro. Qui se entra Linda. Questa atmosfera da cottage inquietante non mi dispiace. De gustibus, posso dire. Si sono appia.
No, aspetta, come faccio tu a suonare? Pochino. Giochi a che? A suoni sarà, no? Giochi. E basta. Wow. Oh, porca puzzola. Ah, questa pazzesco, non me l'aspettavo. Sì. Hai mai visto un vero passaggio segreto? È normale che vecchie ville come queste abbiano passaggi nascosti. Ma insomma. La servitù li usava per cambiare stanza senza farsi vedere troppo. Anche tu ne hai qualcuno in casa, eh? La segretezza è un privilegio dei ricchi e un diritto strappato agli oppressi. Ok. Ok, fammi leggere questo, Linda, aspetta. C'è uno scritto interessante. Signora Lieber, le scrivo per confermarle che, come da sue istruzioni, ho richiesto al personale di congedarsi e di sgombrare il luogo prima dell'arrivo dei suoi ospiti. Quindi, ha mandato via tutta la servitù. Le confermo inoltre che si sono dimostrati tutti lieti di osservare le sue istruzioni. Nonostante i comprensibili dubbi su quando desidera che ritornino sul posto. Lungi da me mostrare indiscrezioni circa i suoi affari privati, posso comunque desumere che i suoi ospiti ripartiranno non appena avrete concluso le vostre attività? Rammento di aver udito che i suoi ospiti sono tutti collezionisti e che condividono un interesse simile al suo. Se così fosse, non sarebbe preferibile, se non auspicabile, tenere sul luogo un membro fidato del personale perché gestisca personalmente gli eventuali oggetti di valore? È evidente che ha deciso di no. Raccomando il sottoscritto per questo incarico e non lo consideri al di sotto della mia estrazione, che ambisco all'opportunità di rimanere e toccare con mano le sue preziosità nel reliquiario privato, qualora servisse. Dovesse chiamarmi, sono a pochi metri di distanza e non si crucci di eccessiva discrezione nei miei 3 anni di servizio come gestore di Villa Geraint. Ho dato prova della mia esemplare riservatezza, onestà e affidabilità. Attendo sue con trepidazione il suo fedele servitore J.F. Grimes. Questo è il leccapiedi, insomma. Ehi, credo di aver capito perché non c'è nessuno qui. Ma questo libero ha chiesto al suo personale di lasciare la tenuta. Credo si siano dimenticati che stavamo arrivando e se ne sono andati. Ma non è vero! C'è scritto che l'ha mandati via lei. Ma sei cretina, scoperta. Bruno Stanford III, esperto di business. Ogni buona idea ha una pianificazione zen. Ogni idea grandiosa è opera di Stan. Fa pure rima. Non vedo davvero l'ora di fare affari con te. Allora, Alice. Sono impaziente di collaborare con te se manterrai... Augustin Lieber, giusto. Se manterrai la parola, sono certo. Sono certo che questa serata darà i suoi frutti per entrambi. Ci vediamo il giorno 13. Per favore, chiamami Stan. PS, hai il numero di qualche taxi affidabile? Il tipo che conosco io è indisposto, per così dire. Quindi. Va bene. Vabbè, lascia là. Mi sa che non siamo le sole qui. Esperto di business? È un sottotitolo d'affari? Beh. Ok, adesso possiamo andare nella stanza che abbiamo aperto. Penso che non ci sia più niente qui, no? Ok. Oddio, ma qui si scende. Madison, sei sicura? Non è che ci appende subito. Wow, c'è un altro pupazzetto. Inquietantissimo. La cacciatrice. Il bambino che l'ha chiesta deve aver scritto bambola inquietante sulla letterina di Natale. Che c'era scritto la ninna nanna? Vabbè. Vediamo di che si tratta, però, eh? Qui ci sarà la descrizione, infatti. Allora,
La cacciatrice Anna ha abbandonato i rigidi inverni della foresta rossa alla ricerca di selvaggina più temibile, ma nessuno finora si è dimostrato all'altezza dei suoi doti. La sua ninna nanna aleggia nell'oscurità, alludendo a una caccia non ancora conclusa e a una dolce ricompensa non ancora catturata. La sua ascia è affilata e la caccia prosegue. Quindi questi teoricamente dovrebbero essere i mostri come in Dead by Daylight, no? Ho sbagliato. Manufatti. Narratore. Una lettera indirizzata alla proprietaria da parte dell'amministratore della villa. A quanto pare la signora Libera è molto selettiva su chi può occuparsi dei suoi oggetti preziosi. Con che razza di affari avranno a che fare i suoi ospiti? Ma secondo me niente di buono, posso dire. Secondo me. Ah, poi questa cretina che ha letto questa lettera, che cosa gli è andata a dire? Ma che forse se l'hanno dimenticato, il personale si era dimenticato che arrivavano loro. Ma c'è scritto che l'ha mandata via lei? Ma sei stupida? A me queste qui cose sembra, guarda, esserci un po' più di... Di? Aspetta un attimo. Andiamo un po' qui. Torno un po' indietro. Oddio. Ma sto quadro è strano però, no? Ah, ma guarda dove siamo finiti. Ma what? Secondo me sono quadri molto strani. Ok, siamo all'entrata, quindi abbiamo spippolato tutto. Figo. Abbiamo trovato pure il passaggio segreto. Che vuoi di più? Possiamo andare alla porta. Allora, da qua non si vede niente? No. Questa non si apre? No, questa sì. Damose. Questo sarà Bruno. Ah, signore. Salve, salve, benvenute. Ciao. Non ho avuto istruzioni precise su cosa fare una volta arrivato qui, perciò... Già, neanch'io. Oh, ma dove ho lasciato le buone maniere? Io sono Stan. Ah, è Stan. E tu? Maddie. Maddie? Che bel nome. Sta per... Madeline? Per Madison, in realtà. Ah, come Lexington. Eh? Midtown. La grande mela. Dai, la città che non dorme mai. Dove vivono le donne più affascinanti e gli uomini più diabolici. Ah, Madison Avenue, l'ho capita. Un nome perfetto per una bella ragazza. È tanto che aspetti. Beh, io direi di andare su quello che abbiamo... Stanford, esatto. Quello che abbiamo scoperto, no? Spippolando. Stan, ma... È per caso il diminutivo di Stanford? A quanto pare la mia fama mi precede. Bruno Stanford III. Ah sì, Bruno. Al tuo servizio. Ma solo se mi chiami Stan. Oh, Stan, lei è... Linda Castle. Io sono un tuo grandissimo fan e sono... Sono senza parole. Io sono lieto di conoscerti. Ok, certo. Bruno Stanford III. Al tuo servizio, se mi chiami Stan. Scusa. Certo. È davvero un onore. Davvero. Ok, che cosa sta succedendo? Credo che il nostro nuovo amico conosca qualcuno dei miei filmetti. Ehi, i tuoi film sono definibili in molti modi, ma di certo non come filmetti. Ma tu sei una regista. Ah, sì. Ho girato qualche film. Molto più di qualche film, se mi permetti. Lo conosci il filmetto Buried by the Break of Dawn? Blood Points. Bloodbenders. The Blade may swing in both directions, but that only moves in one. What? No. Mi dispiace. Ma non siete venuti insieme? Oh... No, cioè, sì, siamo venute in auto insieme, ma solo gli ultimi chilometri. Ero rimasta a piedi. Capisco. Scusa, ti credevo l'assistente della signora Castle.
No, solo Maddie. Ma dovrei sentirmi lusingata oppure offesa? Oh, beh, io non volevo. Mi lusinga che tu pensi ne abbia una. Sarebbe di certo meno affascinante della signorina Avenue, se l'avessi. Tu ti chiami Avenue? No. Che mi sono persa? Che non sappiamo cosa fare mentre la padrona di casa è via. Ovunque si trovi. Continuiamo a sbirciare in giro? Abbiamo altro da fare? Forse la padrona di casa ci ha lasciato qualcosa e sta a noi trovarlo. Che fai nella vita, Stan? Beh, non vorrei annoiarti scendendo nei dettagli, ma ho a che fare con soldi, auto da corsa e commercio. Niente di legale, si intende. Oh, ma certo. Sai definito di parlare? Perché se poi qua c'è qualcosa da leggere, vero? The Epic, oh, l'epopea di Gilgamesh. Ah, proprio... Un po' di leggera lettura serale. Combatterono, demolirono l'ingresso, la parete la danneggiarono. Una notazione, attenzione a come si svolge lo scontro. Norman, come vedi, Enkidu impedisce a Gilgamesh, Gamesh, il varcare il cancello. Così Gamesh deve ricorrere alla forza bruta per sopraffare l'uomo bestia. Come un essere unico tua madre ti ha generato, la vacca selvatica del recinto, Ninsun. Il tuo capo è esaltato sopra gli uomini. Boh. La regalità sopra il popolo. Annotazione. Enkidu dice che Gamesh è nato unico ed è esaltato sopra gli uomini per giustificare il suo dominio sugli uomini, ma solo successivamente allo scontro. La violenza era pertanto l'unico modo per dimostrare la sua legittimità. Sono determinato a entrare nella foresta dei cedri. Annotazione. Norman osserva come Gamesh annuncia il suo intento di entrare nella foresta dei cedri e riconosce che per farlo dovrà ricorrere alla forza dimostrando il suo valore. Che forgino armi in nostra presenza. L'operaio. L'operato degli artigiani di cui si fidavano. Annotazione. Benché Gamesh potesse combattere anche a mani nude, sa bene che delle armi degne del suo valore di prescelto invigorirebbero in vero il suo potere. Delle accette i mastri forgiarono asce del peso di 3 talenti ciascuna e si forgiarono. Annotazioni. Gamesh si mette all'opera per creare qualcosa che si confaccia al suo potere. Se riuscirà a stabilire il suo nome nella foresta dei cedri, si guadagnerà il diritto di vivere eternamente il suo destino. Il suo vero destino. Basta. Gilgamesh. Un libro che cerca di illustrare a Norman che anche gli atti di violenza possono essere. E vabbè, ma allora. Il campione. Un'antica leggenda babilonese. A giudicare dalle note sembra che qualcuno volesse che Norman cogliesse il significato più profondo della storia. Forse quel qualcuno pensava che Norman dovesse allargare i suoi orizzonti. Puntini puntini. Che senso? Oh. Allora, a questa parte si può andare. Qui non c'è una ceppa. L'istinto non funziona. Maria addolorata qui sul quadro, sta sempre lì addolorata. Qui non c'è una ceppa. Hai visto qualcosa, Linda? Apri. Che devo aprire? Ah, questo. Vai, tira. Ah. La locandina di un film dentro un armadio. Scelta interessante. Ce l'hai il frigo di entrare? A Murder Mill? Ehi, avete mai sentito parlare di Murder Mill? Non ci posso credere. Stai scherzando, vero? No. Diciamo che non sono l'unico a conoscerlo tra noi. Aspetta, questo è uno dei tuoi film? È uno dei primi progetti a cui ho lavorato, budget bassissimo. Non sapevamo neanche cosa facessimo e non sarebbe mai dovuto esistere. Lo penso ancora oggi. Ma perché?
La gente tende a ingigantire le cose. L'hanno proiettato poche volte. E pare che ogni volta il pubblico si sia fatto prendere da una furia omicida. Dai, non è vero. No, non puoi negarlo. Quel film è leggendario. Magari chi l'ha visto è impazzito dalla noia. Senti, di sicuro ti avranno fatto firmare un sacco di accordi di riservatezza, ma... Eh? Ma chi? Il governo, dopo che ha sequestrato e distrutto tutte le copie del film. Ma per favore. So che ne hanno tenuta una per sicurezza. E che la CIA la usa per interrogatori potenziati in un laboratorio segreto chiamato Larry Memorial Institute. E tu come fai a saperlo? Sono un fan. E sapere cosa è sempre utile. Ma è normale che succeda? Io non so, ma adoro la teatralità. Ah, bene. Noto che voi tre siete già diventati buoni conoscenti. Vi chiedo umilmente perdono per il mio ritardo. Ci sono molte cose al momento che mi tengono occupata e odierei non dedicarvi totale attenzione quando siamo insieme. Ecco, sì, a proposito di attenzione. Ah, siete tremenda, eh? Rimedio subito. Dopotutto, da sobri sareste fin troppo bravi a negoziare. Io da ubriaco anche di più. Madison, gradisci anche tu qualcosa da bere? Io... chiamami Maddy. Oh, perdonami, Maddy. Oh, non c'è problema. Invece sì. Non farti mai problemi a dire il tuo nome, perché è ciò che sei. Non lo dimenticare. E tu... tu chi sei? Io sono... Augustin Lieber. Molto piacere, Augustin Lieber. Ora che ci siamo presentate a dovere, posso offrirti un drink? Riluttante, no grazie, rilassata. Prendo quello che prende Stan. Ma non mi fiderei troppo, quindi direi no grazie. No, sono a posto così. Sicura? È buonissimo. Posso confermare... Sicura, alcol e aereo non sono una bella accoppiata. Grazie però. Hai rifiutato il drink offerto da Augustin? Ma ovvio. Cioè, ma chi te conosce? So che avete fatto tutti un lungo viaggio per essere qui. Ciò nonostante, spero vi renderete conto che ne valsa la pena. Beh, dipende da te. No? Suppongo di sì. Ti mostro la mia se mi mostri la tua. Dritto al sodo, eh? Calma, signor Stanford. Bisogna informare tutti. Scusa, Augustin, ma non ho fatto tutta quella strada per bere. Cosa c'è là dentro? Non so voi cosa siate venuti a venderle, ma... si dà il caso che io abbia uno degli oggetti cinematografici più rari e ricercati sul mercato. Beh, questo è l'unico segmento di pellicola esistente delle riprese originali di Murder Mill. Opera prima di una certa autrice famosa. Parrebbe. Dovrebbe valere un po'. Così dicono. Mi spiace deluderti. Oh, maledizione. Tanti saluti al suo valore da pezzo unico. Beh, non proprio. Io non ho mai saputo da dove venisse. Mi hai detto che dovevo portartela di persona se io avessi voluto. Io manterrò tutte le promesse che ho fatto. A tutti. Se non volessi venderla, beh, è un'opzione. Ma dopo 40 anni di sofferenze, perché viverne altre? Mi scuso di nuovo, ma ho degli affari che devo sbrigare urgentemente nel mio reliquiario privato. Mentre aspettate, fate pure come se foste a casa vostra. Dove
Dovremmo davvero finire di parlare di... Ogni cosa a suo tempo, signora Kessel. Tipa strana, sta Augustine. Mancava così poco. Potevo percepire la forza dell'entità, il suo potere che pulsava attraverso l'acciaieria. Finché quello spaccone di Sam Green non ha rovinato. Il rituale è stato interrotto. La mia chiave dilaniata. Ma Frank Stone non è morto quella notte. La sua essenza si è radicata nelle fondamenta stesse dell'acciaieria. Un incubo pregno di angoscia senza fine. Dovevo trovare un modo per risvegliarlo. Ma dai. Dicevo ragione, era un rituale. Vabbè. Non lo capite, vero? Ci credete deboli e inutili. Ma c'è una cosa che non capirete mai, voi schifosi bastardi. Potete negarci o torturarci. Farci patire ogni prova infernale che partorisce la vostra mente perversa! Non vincerete mai il nostro spirito! Oddio! No! No, no, no! Mia sorella! Oddio! Quindi dovrei solamente... tradire la mia stessa sorella e tu mi libererai e potrò vivere. Maledetto! Maledetto che mi costringi a fare questa scelta impossibile! Sfrontato, preferirei morire afflitto, prendetela. Diciamo sfrontato? La sorella. Non capisci cos'è che ci rende davvero umani. Preferirei morire mille morti atroci che tradire chi amo. Rispondo di no. E non potrai in alcun modo farmi cambiare idea. Su, coraggio, feccia aliena. Fatevi sotto. Vi faccio vedere. Che roba è? Che stai facendo? Seria? Non era troppo. Ma no! Forse ho esagerato. Bisogna fare leva sulle masse, ahimè. È lì che si guadagna. Figo. Com'era, Linda? Era buona questa? Vediamo il gate. Da queste si vede il gate? No, in realtà la lente non viene via. Qui qualcuno vuole fare scena con le stronzate fighettine imparate sui libri di cinema in biblioteca. Prendo solo seriamente quest'arte. Quest'arte? Ma fammi il piacere. Siamo a posto o... Ma sì. Cioè, andava bene. Com'era il sangue? Dimmi che c'è il sangue, Linda. Sì, però sta ad Aime convincere. Ero convincente. Ok, ma sei riuscita a riprenderlo o no?
Si vede che schizza un po' sulla sua faccia. Ah, Linda! Ho detto che volevo un ampio primo piano con il braccio insanguinato e la recitazione facciale di Jaime, non solo un estremo sulla recitazione facciale. Mi ha rapito la scena. Anch'io ho il diritto di esprimere i miei istinti artistici con la telecamera. E ampio primo piano non esiste. Neanche estremo. Poi recitazione e basta. A qualcuno frega chi è la regista? Oddio, questa già messa antipatica, spero di farla fuori subito. Dunque, Linda, devi rispettare la regista, ma anche no. Chris, mi fido del parere di Linda, vai. Certo, Chris, tu fai la regia. Però parte del lavoro è fidarsi degli altri. Dai. Mi fido di Linda sulla roba da ripresa, capisci? Linda è felice. Giriamo entrambe le versioni, poi nel montaggio vediamo quale convince di più. E faremo a modo mio, perché sono la regista. Sta fermo che ti sistemo un po'. Questo andrà bene. Se no, ti farei perdonare nella mia roulotte dopo le riprese. Ma... sa di sciroppo per la tosse. Non mi soffocavo per finta. Mi è valsa la pena. Devo andare via? Allora, in piedi, gente! Tutti in prima posizione! Ma perché si urla? Si ricomincia! Si ricomincia! Avanti! Ok, audio acceso. Motore. Bene, in posizione. E fermi. E fermi. E azione. Cazzo, no. Oh no, non si mette bene. Che cosa credete di fare qui? Oh, salve, signor Green. Sceriffo. Sceriffo, sì, scusi. Quante volte ho detto di starvene lontani da qui? Eravamo nel mezzo di un Chuck. Chuck? Per il nostro film. Non potete girare un film qui. Ma è proprio qui che c'è il climax. Questa è un'acciaieria inagibile, Rivera. È una violazione. Ora, per non passare la notte in cella, consiglio a lei, a Castle e a... Dixie. Signorina Tammy di Dixie. Gordon. Christine Gordon. Vi consiglio di sgomberare l'area subito e di non mettere mai più piede per nessun motivo al mondo qui nell'acciaieria. Mai. Se non giriamo le ultime scene, ci dispiace tanto. Vabbè, io chiederei scusa e me ne andrei. Cavolo, ci dispiace, signore. Non credevamo di fare nulla di male. Ce ne andiamo. Ehi, 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 ahimè, abbiamo un film da finire. Lo so, ma dobbiamo obbedire allo sceriffo. Lo sai, vero? Non mi interessa e... E noi faremo volentieri quello che ci ha chiesto lo sceriffo. E... ripulite tutto. Immagino sia finita. Che ci facciamo con una telecamera distrutta? Ma, boh, nessuna delle due risponderei, perché voglio dire, io risponderei sì, va bene, ripuliamo tutto e ce ne andiamo. E... bah, deluso, che te devo dire. Nessuna delle due. Senza telecamera o una location non si va avanti, vero? La telecamera va solo sistemata. Sam apprezza il ma tuo tono dispiaciuto. Ma che cazzo di problemi ha quello? Non è così male, di solito. Noi non faremo come dice, no? Davvero? Troveremo il modo di finire il film al garage. Dubito che questa musica non sia protetta da copyright, però vabbè.
Tutto pronto. E non pensate di fare scherzi. Vi vedo. Certo. Altro salto temporale, quindi. Quindi Linda è quella che abbiamo visto nel 2024. Essere tragica. Non c'è una scadenza. Oh, a chi serve una scadenza quando ogni secondo sprecato ci avvicina sempre di più alla nostra ultima scadenza cosmica? Gotico. Mi piace. Ehi, cosa sono? Sono per noi da mettere mentre giriamo. Sorpresa! Ma voi due recitate. Quindi rimango io. Sarai la nostra ambasciatrice. Certo, non esiste. Oh, aspetta, c'è ancora la pellicola. Ma non era rotta? La lente è scheggiata, ma dentro è a posto. Solo non aprirla. Ah, va bene. Oggi è stato fruttuoso. Sì, ottimista. Senti, ma posso essere arrabbiata? Ma lo sceriffo Green non ha davvero niente di meglio da fare? No, non diamo la caccia ai veri criminali. Cedar Hills non è proprio un focolaio di criminalità. In realtà non è proprio così. C'è tutta la storia del serial killer. Come? Cioè, quando è successo? Ah, io ero un bambino, non ne so nulla. Oh, ma sei ancora un bimbo. E non sai ancora nulla. Ora, fai il bravo bimbo e dimmi tutto ciò che sai su questa storia del serial killer. So un paio di cose. Sputa il rospo, su! Ok, il motivo per cui lo sceriffo Green non ci vuole nell'acciaieria. Già, tutto è nato lì. Ma quindi qualcosa la sai? E non ci hai detto niente, traditore! No, perché avresti reagito così. Beh, ma ovviamente. Linda, dici dell'assassino dell'acciaieria. Beh, quella è la fine. Prima però c'è stata tutta una serie di sparizioni. Cioè, rapimenti. E omicidi. Oh, ma come si chiamava il tipo? Lo inseriamo nel film. Non so se... Frank Stone. Ah, e questo Frank Stone ha ucciso davvero persone nell'acciaieria? La nostra, intendo. L'acciaieria dove un'ora fa stavamo girando. Tecnicamente. Frank lavorava all'acciaieria, ma credo fossero gli ultimi giorni. Probabilmente pochi operai. E dopo l'hanno chiusa. Chi erano le vittime? Perplessa. Cosa pensi che avesse in mente? Chi erano le vittime? Chi è che uccideva? A caso. Cittadini, gente mai identificata. Omicidi casuali. Nessuno schema. Ma di quanti parliamo? Nessuno lo sa. Perché non hanno mai ritrovato i corpi? Solo parti. Sapete che significa? Ma no. Perché tenerlo nascosto finora? Ragazzi, io vorrei sapere perché avete nascosto queste informazioni sull'acciaieria del terrore. Non importavano? Lo sai perfettamente che non è così. Io devo sapere tutto. Madonna. È tutto quello che so. Idem. Deve esserci dell'altro. Hai una tessera della biblioteca. Linda, puoi prestarmi la tua? No. Quello che è successo all'acciaieria ormai non importa, dato che abbiamo una telecamera rotta. Ehi,
perché non portiamo la telecamera al negozio a riparare? Quindi, sì, insomma, ho speso il resto del budget per le magliette. Se non conoscete qualcuno che si occupi di finanziamenti di film, noi siamo nella merda. Berto! Non mi puoi punire, papà! Non ho più 16 anni e ormai vivo fuori casa! Che c'è? Devo incazzarmi anche con te. Salve, cara donzella. Comprensivo. Ehi, stai bene? No, appena litigato col padre. Ehi, stai bene? Che c'è? Niente, tutto a posto. A me non sembra. Mamma si è ammalata e io ho lasciato New York per venire ad aiutare. E lui dice che non faccio abbastanza, come se i miei sacrifici non fossero nulla. Mamma lo preoccupa. Sì, anche a me, perciò sono qui. Potrebbe almeno evitare di punirmi come se avessi 16 anni. Giusto. Cosa gli prende? Scusa, forse mi serviva solo sfogarmi un po'. Capisco. La mamma non vorrebbe che ci urlassimo addosso. È vero. Già, tu hai fatto davvero un ottimo lavoro. Giuro, non so come faremo senza te. Uh-oh. Che? Linda, la campanella di Aime? Dlindlon? Campanella? Sai, il mio fratellino ha la tendenza a tirarla un po' per le lunghe quando sta per chiedere un favore. No, io sono solo sincero. Ok, che cosa vuoi da me? Stiamo solo girando un film e ci manca poco, giuro. Ma ci servirebbe giusto qualche soldino in più. E ti pareva, niente di nuovo. Ciò che Aime cerca di dire è che la nostra telecamera si è rotta e ci servono i soldi per ripararla. Aia. Quanto vi serve? Solo $10. $20 dovrebbero bastare. Vai. Solo $20. Credo bastino. $20? Non sono due spicci. Vabbè, mica sono tanti. Così su. Costa riparare le telecamere al giorno d'oggi. Ma sul serio? Vogliamo una cosa fatta bene e farlo costa un sacco. A voi serve davvero per finire il film? Sì. D'accordo, ci sto. Chi sono io per oppormi all'arte? Ne sarai lieta. E stasera è mio il garage. Ma perché? Mi serve. Ma c'è tutta la nostra attrezzatura! Questo è il patto, ultima offerta. Bene, ci sto. Non sperperarlo. No, è in buone mani. Ma. Stai bene? Mi sembri un po' scosso. Sto bene, ma che c'è nel sangue finto? Credo sia sangue vero alla menta. C'era scritto di evitare contatti prolungati. Tu l'hai lavato via subito, però, vero? Tanto non è velenoso per davvero, no? È un horror, ahimè. Chiunque può morire. In ogni momento! Sistemeranno la telecamera prima che chiudano? Dubito il tipo della farmacia sappia farlo. Ehi, positiva. Non abbiamo un altro posto dove portarla. Che? E lì invece? Credevo fosse abbandonato. Qualcuno l'ha preso. Ma gli empori riparano le telecamere? C'era un posto così vicino casa di mio nonno. Il proprietario smanettava con tutto. Proviamo. Scommetto che c'è anche roba buona. Chris? Negozio Emporio. Ma io andrei all'Emporio perché mi sembra strano. Quindi mi incuriosisce. Dai, sono molto incuriosita da certi negozi. Sì, capisco. Sacredina. Fai strada.
Wow, se non lo conoscessi, direi che questo posto è qui da sempre. Anche di più. Segnatelo. Non mi tentare. Ci pensate se la proprietaria fosse una serial killer che uccide adolescenti e li trasforma in pezzi d'arte? Faremmo centro. Ah, guardate. Telecamere! Hanno visto giorni migliori. Non ci saranno le migliori in vetrina. Guardiamo dentro. Peccato. Tanti saluti. Possiamo sempre andare in negozio. E cos'è che state cercando? Salve. Salve. Abbiamo visto le telecamere. Stiamo cercando una sostituzione per questa. Oh, ma certo. Prego. Venite pure dentro. Bene, vediamo un po'. Forse dovrei avere una cosa che potrebbe interessarvi se la trovo sul retro. Fate come foste a casa vostra. Ok. E date pure un'occhiata in giro. Non si sa quali tesori si possono trovare. Non è che è August in quella? Come a casa nostra. Qui? Non so, lo trovo accogliente. In uno stile un po' capitalista. Vediamo un po'. Ah, io sono la matta? Oddio, guarda intorno mentre aspetti la bottegaia. Raccogli. Ma dove ho messo tutte le... Oh, che coniglietto carino. Ma come fai a dire che è carino? Tu c'hai veramente il gusto dell'orrido, posso dire? Cretina proprio questa, fino all'ultimo. Qui c'è qualcosa. C'è il pupazzetto. Parla con Linda. Ah. Allora aspetta, c'è un pupazzetto qui nel negozio forse? Vediamo. Pupazzetto nel negozio, raccogli. Leggiamo. 4 settembre chiunque 1980. Questo posto aveva una gran bella sfiga. Mm-hmm. Rapporto di vendita. Gentile signor Oslon, con la presente confermo il nostro accordo circa la vendita dell'emporio Quisquiglie e Suppellettili. Mi pare, cioè posso dire. Ma che insomma, Harry Potter. Il mio cliente mi ha richiesto di specificare che, nonostante la sua insistenza, ritirerà questo nome per evitare potenziali confusioni sul cambio di proprietà. È già stato firmato ogni documento legale pertinente e lei dovrebbe ricevere il pagamento entro fine mese. Benché la valutazione sia scesa sotto le aspettative, resti pur certo di aver ricevuto un prezzo onesto e viste e considerate le sue attuali pressioni economiche e personali, la celere risoluzione di questa vendita sembra la soluzione più amichevole per entrambe le parti. Il mio cliente voleva altresì che le porgessi le sue condoglianze per le sue recenti avversità. Auspichiamo che i fondi le siano sufficienti per depositare una caparra ovunque lei scelga di stabilirsi in futuro, dacché l'assicurazione non l'ha aiutata come sperava. Se c'è una lezione da imparare in tutto questo è che incendi, furti e morti premature non accadono solo agli altri, benché la sfortuna abbia scelto di tormentarla di recente. Ciò che ha particolarmente turbato il mio cliente è stato venire a conoscenza del terribile omicidio nel suo negozio che ha portato alla perdita della sua amata Belinda. La polizia ci ha informati che non indagherà, vista e considerata la poca conoscenza effettiva del comportamento dei corvi nello scovare i colpevoli. Il comportamento dei corvi? Ma di certo, qualora tornasse, il cliente insiste che esigerà un castigo in sua vece. Auspichiamo che abbandonare Cedar Hills le dia conforto e distanza dal suo cordoglio. Il tempo cura d'altronde ogni ferita e magari un giorno sentirà nuovamente il desiderio di adottare un altro gatto. Ma per concludere, il nuovo proprietario insiste gentilmente affinché lei si adoperi per rimuovere qualsivoglia effetto personale dal negozio quanto prima. Si è mostrato alquanto preoccupato che lei dimenticasse l'abnorme ritratto di lei e di Belinda sul bancone. Sebbene comprenda il dolore di tale ricordo in un momento tanto difficile, si sia reso disponibile per farlo rimuovere personalmente. Cordiali saluti,
Harry Struggles. Vabbè. Oh, non ho capito questa cosa dei corvi. Chi sono i corvi? Ma no, aspetta, raccogli. Il negozio è stato da poco ceduto a un nuovo proprietario. Ok, no, dietro non c'è niente, vai. Bene. Spippoliamo un attimo, perché secondo me qui c'è un altro pezzettino di un altro collezionabile, no? Mettiamo ipoteticamente che lei trovi una telecamera lì dietro. Dopo che si fa? Dopo abbiamo tutto per finire il film. Nell'acciaieria? Lo sceriffo terrà d'occhio il cancello d'ingresso. Non riusciremo a entrare. Te stai a fa' troppe domande. Deve esserci un altro ingresso. Dobbiamo finirlo. Dobbiamo. Qui c'è un piccione. Dice niente il picciolo. Aspetta, se vado di là c'ho paura che poi mi... Qui ci sarebbe una porta chiusa, ok. Faccio il giro lungo. Qui in mezzo c'è niente. No. Se c'è sta una scatoletta vuol dire che devo trovare per forza il pezzettino qui, Ci deve essere per forza. Ah, aspetta, questo? Non so cosa sia. Madonna. Ma sembra molto, cioè, ma cos'è sta roba? Comunque la vecchietta mi pare che somigli un po' a Augustine. Raccogli. Lo smile. Hai una spilla, ok. Qui c'è qualcosa? Attenzione, lì c'è qualcosa. Qui c'è la TV. Chi mai vorrebbe guardare questa roba super inquietante? Qualcuno sì, Sembrerebbe un corridoio. Potrebbe essere il corridoio della villa? Non mi posso manco avvicinare. Vabbè, sembrerebbe il corridoio di qualche... Comunque di qualche casa. Che non è della villa. Leo di Ciccio, che ho visto una cosa qua prima che torna la signora. Raccogli. Aha. Ispeziona. Non so cosa si... Oh, che è sta musica? È successo qualcosa alla TV? Pupazzetto. Attenzione. Un altro inquietantissimo. Il cacciatore. L'erede sorridente. Pensa come sarebbe abbracciare quella roba la notte. Oddio. E basta? Quindi con questo non ci fai niente? No. Vogliamo andare a rivedere un attimo la TV? Cioè, quella musica secondo me era inquietantissima. Ma non ci sta il collezionabile però, ma come mai? È successo qualcosa alla TV? No. È chiaramente il corridoio di una casa, Non mi stupirei se fosse una telecamera che sta nella villa. Posso dire. No, non succede niente.
E boh, non vedo una ceppa. E quindi raccogli cosa? Ah sì, questa è la moneta. Abbiamo visto la moneta, la spilla. Parlo. Se vado lì vado dalla signora, giusto? Però che pizza. Mi insinua? No. Se uscisse e si mettesse a rincorrerci con una motosega gigante, sarei sconvolto. Che fortuna. Questo è davvero un articolo stupendo. Sì. Wow. Posso? Oh, insisto. Un po' vecchiotta, sì. Potremmo forse riuscire a farla funzionare, ma non è esattamente quello che avevo in mente. Mm-hmm. E per questa quanto vorresti? Il prezzo è segnato su un cartellino, ma è troppo piccolo e ho scordato gli occhiali. Perché non guardate voi? Precisi. $20. Precisi. Guarda caso. Mi sembra un po' altino, veramente. È un pezzo da museo. Non saprei. A me sembra un tantino costosetto per questo vecchiume. È un pezzo di valore, quindi temo di non poter fare sconti, però forse posso rendere l'offerta più allettante. È un pezzo unico, fatto a mano. Porta fortuna. Potremmo usarla come oggetto di scena. Ma è uno specchietto? Scusa, boh, sospettosa. Stavolta passo. Non so che fare. Perché in realtà è una scelta proprio del piffero. Rimane di fatto che è una telecamera del 15-18. Però se dico stavolta passo... Io dico stavolta passo. Grazie, ma stavolta passo. Temo sia il meglio che possa offrire. Va bene, la prendiamo. Il prezzo è accettabile. Ah, beh, molto bene. Hai contrattato ma hai rifiutato l'offerta dello specchietto tascabile. Ti ringrazio molto. Grazie per la telecamera. Oh, ma non c'è di che. Per me è una vera gioia poter vedere dei giovani così appassionati all'arte. Già. Sì, siamo noi. Questa è Augustine. Fermi, che scema che sono. Avevo detto a mamma che avrei preso del latte. Oh, vuoi che... Tieni qua, torno subito. Ehi, hey, Chris, sono finiti i soldi. Calza d'emergenza! Calza d'emergenza? Ma come? Ma io boh. Scatoletta, scatoletta... Scarpa fradicia. Quattro nomi, quattro prove. Mi dice di non avere fretta. Vai. Poi. C'è nient'altro? Qui c'è da legge. Film maledetti. Sul serio. Avranno esaurito le notizie di cui parlare. Meglio sepolto, l'oscura mitologia del film perduto di Joe Blow. Non guardare oltre il velo, caro amico, potrebbe non piacerti ciò che vedrai. Alcuni scritti segreti è meglio dimenticarli. Boris Carlson, il figlio del diavolo, 1931. Ci sono film andati persi col tempo che in loro assenza hanno sviluppato tutta un'aura di mistero.
Questi film perduti hanno affascinato storici cinematografici e complottisti di ogni genere, e non perché vogliano farsi ammagliare dalle performance degli attori o dall'arte del regista, ma perché credono che con ogni filmato superstite raccattato potranno scovare una realtà più oscura e catturarla, e catturata solo dalla cinepresa. Niente, oggi mi sono singua ambroia. No, aspetta, volevo... esiste una lunga lista di film perduti che hanno dato origine. Forse l'esempio più famoso di film andato perduto è I guai del santo assopito. Ma cos'è? Poi un altro è Labbra recluse del 52, Piste scottanti del 53, non leggo tutto, è troppo. Aspetta. Nessuno risultò più provato della Sardegna. Aspetta, è successo qualcosa. Ma la produzione è stata paralizzata da disordini e sfortune, diffondendo così la credenza che il progetto fosse maledetto. Una calunnia incentrata sull'insistenza di Riveldo nell'usare il luogo originale di un celebre massacro della guerra messico-statunitense. Nessuno ne risultò più provato della Sardegna. Iniziò infatti a lamentarsi con i colleghi di una presenza oscura che lo osservava dal deserto, e sosteneva di udire di notte le urla disperate di uomini caduti in battaglia che lo invocavano nel vento. Che sia stata solo paranoia, un attacco di stress o perfino una particolare e intensa forma di immedesimazione? Innegabilmente però quell'ansia si tramutò poi in isteria dell'intera troupe quando l'iconico fantasma pentimento di Dean fu ritrovato abbandonato sul ciglio della strada nel deserto, con le chiavi ancora inserite e il suo tipico accendino aperto sul sedile. La produzione si arrestò immediatamente, ma di Dean non ci fu mai più traccia. Riveldo, affranto per la perdita del suo primo uomo, ripose su una mensola il suo capolavoro, mentre i pochi filmati esistenti non sono mai stati visionati e pare che siano sotto chiave in una cripta privata presso la tenuta di famiglia. Molti partecipanti della produzione hanno preso le distanze dalle voci circa la scomparsa di Dean, tra cui una particolarmente insidiosa, che sostiene che nei filmati rimasti di qualunque scena in cui venga ripreso Dean è praticamente impossibile non notare una strana nebbia vorticosa sullo sfondo desertico. Forse qualcosa che tramava nel deserto c'era davvero, davvero, in attesa del momento propizio per palesarsi e sequestrare la star del film per i suoi perversi intrighi. Hai capito? Hai capito? Va bene, va bene. Quindi è un film che non è mai finito, in pratica. Non è mai stato finito. Qui c'è una cassettina. Ci abbiamo messo la scarpetta. Però chissà se nel negozio della signora dell'antiquariato, che secondo me è Augustin, ce n'era un altro. Non mi pare che ci sia niente altro, però rifacciamoci il giro anche qua. Gioca! No, devo dire che gioco è. Oh no! Come si gioca? Ma no, ma che fai? Aspetta, fammi giocare. Ah, vedi che roba! Ma... cioè, devo far fare tutti questi cosi? No, vabbè. Mazza però quanto spara lento. Spara troppo lento. E spara troppo lento. E vabbè, ora che gli arriva il colpo, mi si è chiuso il muro. Non gliela posso fare, non gliela posso fare a mollare sto gioco, non gliela posso fare. Più interessante del gioco, devo dire. Questo sta a venire giù però, Oh. Non riesco a beccarlo, guarda te. L'ho preso. Vediamo se riesco a superare il primo livello.
Niente, mo sono andata fissa. Se sto ferma qua non lo vedo. Non l'ho preso, guarda te, Ok, l'ho preso. Facciamo fuori sti fantasmini. Chissà se si prende qualche cosa. Sto finendo anche i muri, No, almeno il primo livello vorrei finire. Dai, ce ne mancano due. Ma non spara questo. Spara quando dice lui. Ma è morto, guardate. No, ricomincia. No, vabbè, basta, me ne vado perché sennò è una droga sto gioco. Campanello, premiamo. Chris. Robert, ma tu non lavoravi in biblioteca? E come lo sai? Non mi pare tu sia mai venuta. Io possiedo spie ovunque, bello. Cioè, Linda. Presa. Comunque i libri non mordono. Passa pure. Ah, ma è Linda il topo. Direi che io sono più da cinema. Credo esista un topo anche di quel tipo. Meglio che di biblioteca. Ah, guarda, noi chiuderemo tra circa 2 minuti, quindi... Ah, giusto. Sì, dovevo comprare il latte, ma non l'ho trovato. Arriva. Un latte. Un latte? Grazie. E di che? Ok, sono 25 centesimi. Sì. Già, non se ne vedono mica di soldi come questi in biblioteca. Anzi, non se ne vedono proprio. È volontariato. Se ami leggere non è male, credo. Vero. C'è una bella sezione horror. Non sapevo ti piacesse l'horror. Solo libri? Anche film o fumetti. Qualsiasi cosa trovo. Senti, ahimè, Linda e io stiamo girando un film horror. Nella vecchia acciaieria. Davvero? Ci farebbe comodo una mano in più se ti piacciono queste cose. Mi piacciono, e tanto. Però? Mio padre lo sa che è andata all'acciaieria. Sorveglia quel posto come un falco. Eh sì, oggi ci abbiamo fatto una chiacchierata. Ma ci intrufoleremo per girare il resto. Ah. Quanto mi piacerebbe partecipare. Partecipare a che? Ehi, pa! Sì, Chris mi stava parlando di fare una raccolta fondi. Per un cineforum. In biblioteca. Ok. Vieni a casa? Ah, sì, prendo solo lo zaino. Chris, scusami se prima sono stato un po' severo con tutti voi. Volevo solo che mi prendeste sul serio. Mi hanno detto i Frankstone, finiremo lo stesso il nostro film. Beh, proviamo a dirgli la verità. Capisco. Mi hanno detto di Frankstone... Devono esserci molti demoni laggiù. Tu prova il mio lavoro per un po'. E ti accorgerai che sono ovunque. Ci sei? Ciao. Ehi, ehi, ehi. Posso farvi entrare senza che papà lo sappia? Vi interessa?
Facciamo un film. Ho indossato varie maschere nei secoli. Augustin Lieber era una figura affermata, professionale e affidabile. Frank Stone si fidava di me. Mi aveva permesso di sprigionare tutto il suo potenziale durante quei giorni cupi trascorsi nel reparto psichiatrico. E ora un nuovo aspetto, una nuova linea temporale, una nuova possibilità. Ammetto che vendergli la telecamera è stato scorretto, persino per me. Non potevano nemmeno immaginare il potere che aveva, né quale crudeltà li attendeva nell'acciaieria. Ma quale creatore che si rispetti non soffrirebbe per la propria arte? Lo sapevo io, mazza Dio. Stai bene? Brutto sogno? Incubo? Quanto ho dormito? Io neanche ricordo di essere crollata. 15 minuti? 20? Pare sia stato un sogno un po' intenso. Un attimo, che è successo ad Augustin? È andata. Andata? Parlava di affari urgenti da sbrigare nel suo reliquiario privato. Ehi, ora che siamo svegli, dimentichiamo Augustin e parliamo del mastodontico elefante nella stanza? Ah. Grande, più o meno quanto la pellicola di un film. Ah. Quindi agivamo tutti in segreto prima, eh? Non è il mio film, non l'ho diretto, ci ho lavorato. Non è neanche nella mia filmografia. Intendevo dire che noi non ci stiamo sbilanciando con le pellicole. Oh, sì. A prescindere da questo, è di sicuro il progetto più rinomato che sia associato a te. Sono anni che i collezionisti di film maledetti sono sulle sue tracce. E ora siamo qui, tutti, con una piccola fetta di questo mistero. È un momento storico. Quindi le nostre pellicole fanno parte di questo film che hai fatto con i tuoi amici? Se non sono dei falsi, sì. Il mio è vero. E tutto quello che hai detto sulla maledizione? Furie omicide, interrogatori della CIA, dissociazione della realtà. Perché è così raro che pochi sono certi. Dicono. Se Augustin vuole le uniche parti rimaste, dovrà pagare. Perché credete lo voglia tanto? Cioè, non è davvero maledetto, no? Non voglio pensare al passato. Siamo qui, vogliamo vendere le sezioni del film. Ora non mi interessa altro. La provenienza è un fattore importante nella vendita. Anche i moventi. Non so tu, ma io vorrei tanto capire perché Augustin vuole disperatamente questo film tutto per sé. Beh, prima regola degli affari, cerca tutte le informazioni sull'avversario. E non so voi due, ma io ho una voglia matta di curiosare in questa mega casa dell'assurdo. Tu sei sicuro che possiamo? Regista? Preferisci stare qui o sbirciare un po'? Sto bene qui, che stai aspettando? Spippoliamo. Che stai aspettando?
con una stanza così ci fai davvero un gran figurone. Mi segui? Sapevo che Augustin fosse ricca, ma fino a questo punto? Così non hai studiato il tuo pollo come pensavi? Negli affari non si chiamano così. Le tue sono truffe, non affari. Non sottovaluterei il mio intuito, fossi in te. C'è molta carne al fuoco da cui potremmo trarne tutti. Come conosci Murder Mill? Dimmi di Augustin. Non so che chiedergli, in realtà tutte e due vorrei chiedere. Ok, allora dimmi tutto ciò che sai su Augustin. Augustin Lieber, collezionista d'elite di manufatti arcani. Finge di essere negli affari, ma è attenta a nascondere le sue vere intenzioni. Non la freghi. E? E da quando sono qui, ho osservato. Riflessioni, atteggiamenti, scenari. Tutto il profilo. Ovvero? È una collezionista strana. Del macabro. Super macabro. E prende ciò che vuole. Beh, notevole. Bene, tocca a te. Tocca a me. Ti ho detto cosa so e ora tocca a te. Hai detto già tutto tu? Ehi, aggiornatemi. Allora, avete trovato qualcosa? Niente. Ma è presto. Non quanto pensi. Su, continuiamo. E invece ci fermiamo qui, l'atrio lo perlustriamo la prossima volta. Un saluto a tutti. Questo posto sarebbe perfetto per girare un film, non c'è dubbio. Vero, vero. Tu poi ne hai girati, io eh? Adoro il tuo look, comunque. Oh, grazie. Pensavo che diceva Linda. Cioè, scarpe e cintura, lo sono. Ho preso tutto da un tipo. Amico di un tipo che vende pantaloni. I pantaloni li ho presi da questo tipo e me li ha sistemati un altro che conosco, che è Sarto, che mi ha dato il blazer, che è tipo un'edizione VIP super limitata. Il tocco segreto? Sì? Dolce vita al negozio d'usato. Scandalo! Vero? Vabbè. Segreto. Oh, vai tranquillissima. Hai definito? Vabbè. Va bene, allora un saluto a tutti da me e da Linda e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.